legge Bossi-Fini ha apportato alcuni sicuramente cambiamenti negativi rispetto alla legislazione precedente. Per esempio ha cancellato lo sponsor per la chiamata diretta degli immigrati previsto dalla legge Turco Napolitano, ha previsto l'arresto per chi fornisce, per chi dà lavoro agli immigrati regolari, ha ridotto la durata del permesso di soggiorno da 5 a 2 anni, ha messo limiti molto stringenti per i congiungimenti familiari e ha dato potere di polizia, oserei dire, alla Marina Militare. Qualcuno potrebbe dire che la legge Bossi-Fini ormai è preistoria perché è passato un bel po' di tempo, ma in realtà è una legge che sotto la polvere appunto dei secoli, degli anni, comunque ha prodotto sbaceri secondo me abbastanza rilevanti. E ci sono associazioni meritorie. Tra l'altro c'era la raccolta di firme del professore Gambardella che appunto mira anche a questo. Ci sono associazioni meritorie appunto che vogliono raccogliere firme per abolirla definitivamente, però sappiamo benissimo che questo muro di norme di cui parlavo prima non solo non viene picconato, ma addirittura cresce sempre di più. E come... Andiamo a Padre Giacomo, dopo questo interessante convegno di presentazione di un laboratorio e di un progetto di socialità sanitaria e legale verso gli ultimi di questa terra. Se tale progetto può essere anche a fiere di ampliamento dei diritti di chi oggi, indipendentemente dalla propria pelle, non ha diritti. Ma noi ci muoviamo sempre in questo senso, cioè cerchiamo di dare rilievo a quelle che sono le prime necessità, soprattutto di chi si trova in un paese dove effettivamente non ha agganci, non ha possibilità di potersi muovere, è un estraneo, ha difficoltà di lingua eccetera, quindi dovendo avere delle necessità di tipo sanitario, delle urgenze di tipo sanitario, vogliamo offrire un primo momento di aiuto e di soccorso. Sa, oggi basta trovarsi in un paese straniero per sentirsi soli, insomma cerchiamo di non far sentire soli quelli che magari si trovano in un momento di particolare difficoltà e di sconforto, quindi solo questo. Qualche anno fa la Chiesa puntava a diventare la Chiesa dei poveri, oggi qualcuno teorizza la Chiesa per i poveri. Può essere questo un terreno di incontro con le altre culture? Ma la definizione Chiesa dei poveri è quella, diciamo, evangelica, quella del che ha voluto Gesù. Chiesa per i poveri, se Chiesa dei poveri riesce ad essere pure Chiesa per i poveri, però se non riusciamo a riprendere la nostra identità di Chiesa, difficilmente possiamo essere, come posso dire, solidali, possiamo impiegare il nostro tempo per gli altri. Grazie tanto. Parlando anche della situazione italiana, ha dichiarato: molti di noi sono scappati dai nostri paesi perché non avevamo diritti. Cosa succederà quando anche qui non ci saranno più diritti? Potrebbe essere questo intervento di incontro di vaste aree culturalmente anche diverse per aprire un nuovo ragionamento sui diritti e sulla cittadinanza per tutti? Ottima domanda. Intanto siamo già in un paese che sta erodendo i diritti. Se uno guarda quello che accade nel mondo del lavoro, nella sanità, il pareggio di bilancio in Costituzione, le modalità con cui si va a votare, piano piano stiamo diventando in una sorta di dittatura nascosta, molto morbida, che somiglia, è diversa dalle dittature orrende che ci sono in Eritrea o in Libia, o la guerra che c'è in Libia. Però produce la stessa morte civile delle persone, non produce la morte fisica, ma produce la povertà. Quando stai in un paese con 12 milioni di persone che non possono garantirsi le cure, sei in un paese sotto dittatura e sei un paese da cui già si scappa. Noi ci lamentiamo dei 160.000, 180.000 che sono arrivati nel 2016 in Italia, dal mare, dall'Italia nel 2016, e la chiudo così, se ne sono andate 205.000 persone, non per colpa degli immigrati, ma per colpa dei padroni e delle loro leggi. Un centro di assistenza legale e medico?
perché sono i diritti fondamentali in generale delle persone, ovvero diritto alla salute, e quindi c'è necessità di un'assistenza medica. È legale perché siamo in una condizione tale che è necessario praticamente dare un senso alla presenza sul territorio di queste persone. In generale, ovviamente ora siamo nell'ambito dei migranti, però ovviamente è una cosa che si rivolge anche a chi ha una necessità di assistenza legale, che ovviamente non abbia a che fare per forza con il diritto all'immigrazione. È un centro che si rivolge a chi ha necessità, a chi ha bisogno. Non vogliamo classificare precisamente queste persone, chi debbono essere, semplicemente si tratta di bisogni, si tratta di dare un aiuto, che sia medico e che sia legale. Quindi una struttura di supplenza, o vuole diventare anche un luogo in cui si fa crescere la consapevolezza dei propri diritti? Questa in realtà è una domanda giusta, perché non vuole solo supplire. Perché se si supplisce semplicemente non si crea consapevolezza, appunto, ma bisogna insegnare alle persone ad essere coscienti della propria presenza, del proprio essere sulla terra, che sia quindi, e quindi coscienti dei propri diritti e di come si esercitano questi, e che si debbono esercitare. Bisogna che ci si affermi sia come assistenza medica, quindi il nostro diritto all'assistenza medica, e in generale tutto il resto, tutti i diritti, che siano civili, che siano di qualsiasi ambito. I primi passi quali saranno? Anzitutto renderci utili a queste persone che hanno necessità, quindi ovviamente questo che verrà dopo, tutta una costruzione fisica del centro, e in seguito ovviamente si creeranno delle occasioni per rendere consce le persone dei loro diritti. Grazie. Perché qui? Perché Salerno è una grande città che si sta aprendo, gli sbarchi stanno venendo qui, e Salerno è pronta per un'accoglienza, un'integrazione di tutte queste persone che stanno venendo qui. Le persone di Salerno sono pronte, per cui hanno bisogno anche di essere, di avere delle strutture che permettano di fare un'accoglienza sia da un punto di vista sanitario sia da un punto di vista legale. Poi una volta accolta da questo punto di vista, la popolazione di Salerno sicuramente prenderà queste persone in carico e le accoglierà nel proprio tessuto. Grazie.